Emiliano e vendola come due cani di grossa taglia pronti a spolparsi la Puglia. Questa per il gruppo di Forza Italia in Regione è la sintesi dell'accordo che nel pomeriggio di ieri ha permesso di ricomporre le fratture della maggioranza di centro-sinistra emerse negli ultimi giorni. È una pace di facciata, sicuramente si saranno spartiti le poltrone da occupare, ma eh, noi vorremmo una pace loro duratura sui problemi della gente, su come risolvere i problemi della gente. È ovvio che loro si accordano, poi si scordano, come quegli strumenti che vanno continuamente accordati di tanto in tanto, prima di ogni eh, esposizione al pubblico. Il loro pubblico sono sempre le elezioni, passano attraverso congressi di partito, primarie, secondarie, ma quando stanno in Puglia e sui loro scranni ad affrontare i problemi della gente. Questo noi vorremmo. Un giudizio che si estende, seppure meno nettamente, anche alle vicende nazionali che coinvolgono il governo. Nessun giudizio preventivo su Renzi, ma l'opposizione di Forza Italia è scontata. Bocche cucite invece da parte del centro-sinistra. Oggi Letta si dimetterà, o se non se ne è già andato dal capo dello Stato a dimettersi, eh, ci saranno penso delle brevissime consultazioni, dopodiché avremo questo nuovo uh, signore che pare sia in grado di poter risolvere tutti i problemi d'Italia. A questo punto, anche ieri nel suo intervento, non mi pare che abbia brillato per indicazioni precise. Su quello che bisognerà fare, staremo a vedere, lo valuteremo quando si presenterà alle Camere per la fiducia e capiremo se quello che abbiamo di fronte è un governo. Che sia rispettoso dei dettami eh, parlamentari, anche se è il terzo governo non eh, voluto dalla gente e quindi diciamo con una pecca di democrazia di partenza, vedremo quali sono i programmi e su quello poi valuteremo e eh, moduleremo la nostra opposizione.